Allora, come sapete, io non faccio quasi mai video, faccio pochissime storie con la mia faccia, faccio un'eccezione perché sta succedendo qualcosa di incredibile, di surreale. Da un po' di giorni sto monitorando Instagram e tutti quei, diciamo, quegli influencer e quel vippame forse un po' scaduto che in Sardegna ha preso il Covid e che ci sta dando lezioni di vita e ci sta indicando la retta via, il come comportarsi, ci sta dicendo di metterci la mascherina, eccetera, eccetera. Questo vippame, anziché stare in silenzio, buono e guarire, ha deciso anche di condividere il tutto via social, di rilasciare interviste, di andare in TV, eccetera, eccetera, come se il Covid improvvisamente non fosse una malattia, ma uno status symbol. Tutto questo è molto inquietante. Andiamo a vedere questa galleria di incredibili personaggi. Come qua, ragazzi, mi sono un pochettino alzato e sto guardando tutte le varie cose che girano sul web, delle cose allucinanti. Io stamattina ho fatto un'intervista per Re3 di questo. Come qua, ragazzi, mi sono un pochettino alzato e sto guardando tutte le varie cose che girano sul web, delle cose allucinanti. Io stamattina ho fatto un'intervista per Re3 dicendo la verità reale. Qual era la verità? È che comunque in Sardegna avevo un po' la temperatura, ho fatto il test serologico ed è risultato negativo, per questo ho continuato ad andare anche comunque al mare, perché pensavo che fosse, sai, una febbre un pochettino di gola, ma non una febbre. Per quanto riguarda i saloni, l'unico salone che sono stato a contatto quando, prima di sapere del test se era positivo o negativo, è stato il salone di Anzio. Quindi Anzio in questo momento è chiuso, tutti i ragazzi hanno fatto il tampone. A parte che il suo italiano mi ha già fatto venire 12 doppie punte, qui il parrucchiere di Tina Cipollari ci spiega con estremo candore che in pratica lui in Sardegna con la febbre è salito su un traghetto. Bene, tutto questo è bellissimo, poi va a lavorare, spiega anche questo, quindi va nel suo salone mentre aspetta l'esito di un tampone e quindi a questo punto crea un grandissimo casino perché naturalmente ora ci sono clienti in quarantena, dipendenti che devono fare il tampone, eccetera, eccetera, eccetera. In tutto questo lui lamenta della mancanza di controlli, quindi se io entro nel suo salone positiva o comunque attendendo un tampone impesto tutti, lui non mi misura la febbre, io faccio causa a lui perché non mi ha controllata. Benissimo, in tutto questo Federico va anche in TV e pontifica, cioè ci insegna a campare, si sente una specie di reality tipo Federico Covid style. Ora passiamo alla impareggiabile e immancabile Antonella Mosetti, la quale ci spiega che lei è sì andata al billionaire, sì positiva, ma in realtà al billionaire erano tutti rigorosissimi, mettevano tutte le mascherine, erano inflessibili. Io credo che i personaggi noti, e in particolare quelli non giovanissimi, avrebbero potuto quest'estate provare ad essere dei modelli, ok? Non è che ora, cercando di essere un monito, te la cavi, perché è un po' tardi per essere un monito educativo. Si poteva essere un monito 4 mesi fa, ma a 6 mesi, dall'inizio dell'epidemia e 35.000 morti, non sei più un monito, sei uno che ha sbagliato e ha fatto una grandissima cazzata e quindi dovrebbe avere forse un po' la dignità e il buon senso di starsene zitto anziché lanciare messaggi e tentare anche di pontificare.